Bella ragazzi e bentornati sul mio canale con questo video molto speciale. Diciamo che avrei preferito farlo tra qualche settimana, io come penso tutti i romanisti, possibilmente col sorriso lo stesso dopo il 26 maggio. Cosa è successo poi lo sapete un po' tutti e anche come è successo, ma non parliamo di questo. Sta di fatto che comunque quello che ha fatto la Roma in questa Champions League è stato storico, per la sua storia e in parte anche per il calcio italiano. E quindi ho pensato che fosse carino riassumere un po' tutte le partite di questa Champions League commentate da Roma Crew. Quindi iscrivetevi anche a Roma Crew, andate qui in alto, perché come sapete noi commentiamo sempre le partite della Roma insieme e facciamo tante altre cose simpatiche. Ma tanto qui in descrizione trovate tutto. Detto questo, ragazzi, io vi lascio al video perché non voglio rubarvi tempo. Penso sia uscito un capolavoro, ma potevamo star zitti tutto il video e lasciare soltanto i gol della Roma, sarebbe comunque stato un capolavoro. Quindi vi chiedo soltanto di lasciare like se il video vi piacerà. Appunto, poi qui sotto trovate tutti i link e social utili. Vi mando un grosso bacione e alla prossima. Forza Roma! Giovedì 24 agosto 2018, mamma mia che bomba, io sento proprio a cannone. Siamo qui per lo speciale sorteggio Champions League 2017-2018. Tra un pochino, appunto, andremo a scoprire quali saranno le nostre dirette avversarie in questa stagione di Champions, che tanto con la fortuna che ci abbiamo, io l'ho detto, incontreremo sicuramente Brasile, Argentina, New Team, gli Avengers e molto probabilmente anche una squadra dei Puffi. Chelsea. Chelsea FC. Atletico Madrid. Atletico Madrid. Roma. La Roma. Carabag. No. No, regà, l'ho preso. No. No. L'ho preso. Ah, regà, se prendo il Maribor ho preso tutto il girone, Cioè, voglio dire. regà, Atletico Madrid, Chelsea S Roma, io me ne vado. Tutti a saltare, il cross di d'angolo. Che colpo di testa Alisson! Palo! Mamma mia! Incredibile, a porta vuota il palo mamma. Di Saul, che ha preso l'incrocio dei pali esterno dopo il miracolo di Alisson, è tornato sul pallone, palo esterno a porta vuota. Riparte Kolarov nella rigore, il colpo di testa a mettere fuori poi Pellegrini. Attenzione, e c'è gol della Roma! Dai! Col gol di Manolas. No, che no. Dopo il tentativo di Pellegrini di rimettere il pallone all'interno dell'area di rigore con il destro, Manolas è andato in anticipo sui difensori e ha messo dentro. Karabag 0, Roma 1 al settimo minuto. De Frel, la gran palla, poi ancora il Sharawi cerca Dzeko che mette giù. Dzeko! Mamma mia, che gol ragazzi di Edin Dzeko, che lo ricordiamo, questo è il sesto gol in sei partite. Sì. Oh, attenzione! La prona dentro. No, ragazzi, no. Il gol del Karabag. No, no, il gol no, del Karabag. No, no, ma che tristezza prende gol da questi. Ha segnato Pedro Henrique, ma soprattutto in questo modo, perché dobbiamo essere sempre polli? E c'è il triplice fischio. Finisce una Roma, lo diciamo, decisamente bruttina. Si prende 3 punti in Azerbaigian, quindi Roma che sale a 4 punti. Pronostici secondo me questa sera non se ne fanno, però siamo tutti contenti del pareggio tra il Karabag e l'Atletico Madrid. È ancora Fazio, ma insiste il Chelsea con David Luiz, zona tiro, va dentro invece da Morata, chiusura, ancora David Luiz, Chelsea in vantaggio. Mamma mia, che no, gol ha goal. Fatto ragazzi. Palla di ritorno, lo stop sbagliato di Bruno Perez. Guarda, che sbaglia una cosa palle semplicissima. Adesso il Chelsea in contropiede, qui palla che viene murata e c'è il gol. Ho capito, basta però, ma non si può sempre. Ma che te prego, cavolo, te prego, basta. Eusebio, leva Bruno Perez. Basta, te prego, ora, ora, ora lo levi. In questo, che minuto stiamo? Che... Ancora Kolarov, c'è, contro tre. Bella, se ne va però Kolarov, ancora mette. Bravo! Oh mio Dio, che gol! Bravo! Mamma mia, che gol di Alexander Kolarov, mamma ragazzi! Mia. Te voglio bene, con tre difensori sulla sinistra, nella tre quarti avversaria, Kolarov li punta, passa in mezzo, entra in area, scarica bello un sinistro micidiale. Mamma mia! C'è il movimento Fazio, buono! Dzeko. Bello, Edin, bello! Oh, mio Dio, che gol! Dzeko! Parte il cross, la rigore, colpire! Gol! Gol! Edin Dzeko! Edin Dzeko! Edin Dzeko! Edin Dzeko!
cosa è successo? Che cosa è successo? Punta completata! È a due! Oddio, raga! Che cosa stiamo vedendo stasera? A questo pallone interno, con il Chelsea che spinge sempre. Via sta palla! Porca puttana! Ecco fatto. Asardo di testa, ragazzi. Finita! Mamma mia. Roma 3, mamma una partita mamma mia, ragazzi. Bellissima! Andiamo direttamente con le formazioni? Sì, vai, non ho detto l'attesa è finita. Peccato, perché ci avrei tenuto in maniera molto particolare. Prego. Vai, Sick, vai. Attenzione, vai. Intanto subito palla al la centro. La sponda di... Oh! Goal! Mamma mia, non ci posso credere! Di Stefano El Shaarawy! Ma che stai a dire? Oh, apri! La doppietta di Stefano El Shaarawy! Cioè, mentre noi ci Stefano, che cavolo e facciamo i coglioni qua, Shaarawy, ma che buono, vedo, non infilare cose dove non le devi infilare. Roma 2, Chelsea 0. Innanzitutto guardiamo questa azione della Roma, attenzione, può calciare, lo fa. Mamma mia! Che gol di Verratti! Diego Verratti! Finisce qui, è finita, è finita. Basta gli equilibri. Certo. Attenzione al palo dentro, però insiste ancora l'Atletico Torres dentro. Attenzione! Correa ha lasciato fondo. Tutto solo, la palla è lì! Atletico in vantaggio, Madonna ha fatto mia, il gol dell'anno Griezmann. Fatto di rovesciata Griezmann. Rovesciata di Griezmann, Atletico Madrid 1, Roma 0. Però prima o poi, dai e dai, e il gol lo prendi, è normale. Agonisticamente, atleticamente ci hanno ucciso, non siamo mai arrivati primi su un attenzione, pallone. Attenzione, mamma mia! Ecco, 2-0. Finisce qui. Abbiamo riesumato, cioè queste le speranze da Champions le abbiamo riaccese noi. La cosa figa qual è? È che noi giochiamo contro il Karabakh, loro se giocano l'ingresso in Champions contro il Chelsea, e magari se la Roma fa a Roma contro il Karabakh e loro vincono contro il Chelsea, noi passiamo da primi. Torna Fazio, Perotti, uno scambio corto tra i due argentini, amici anche di nazionale, va Perotti, va avanti, Perotti, Dzeko di tacco, ancora Perotti per Dzeko, Dzeko! L'ha presa Savic, Perotti! E Diego Perotti! La Roma è vantaggio! Perotti! Roma 1, Karabakh 0. Dai, ragazzi! Finisce qui! Controlla! Dai! Siamo qualificati! Ecco, sicuramente qualificati, adesso seguiamo gli ultimi. Siamo qualificati! Un minuto e mezzo, ultimi minuti. Chelsea 1, Atletico 1, 4, 3, 2, e c'è il fischio! C'è il triplice fischio! La Roma passa come prima in classifica del girone! Siamo primi! Dai, girone che in quel 20 luglio, 26 luglio, non so quando era, tutti ci davano per spacciati. E invece arriviamo prima. Clamorosamente, la Roma arriva prima nel suo girone. Non abbiamo fatto nulla, per carità. Esatto, bravo. Però signori, bravo. Va sottolineato e dato. Eccoli, atto, eccoli. E andiamo. Eccoli. Inquadrati, inquadrati. Sotto la sud. Dai. Perché comunque vince un girone difficilissimo. E può finalmente, speriamo, fare questo salto di qualità anche a livello europeo. Ragazzi. Mercoledì 21 febbraio 2018 siamo qui belli carichi, pronti per affrontare lo Shakhtar Donetsk in quel di Kharkiv. C'è Dzeko, servito Dzeko con un bel largo, visto bello, il pallone per il gol! E gol! C'è il gol! Attenzione, Shakhtar che riporta, anzi è Ferreira che porta con 2. Ancora Jesse, finisce qui, ma vattene a fanculo, sono qui. Stati in minuto fermo. Imbarazzante, dice oggi, imbarazzante. Stiamo per partire, ragazzi. Sarà la Roma a battere, che attaccherà verso dalla destra alla sinistra dei vostri delle schermi. L'ho rubata al maestro Edonio questa. Dai, forza, 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 forza! Shakhtar 0, palla per Kolarov. Fischia, fischia. Fischia.
Siamo qui pronti per commentare Barcellona-Roma. Siamo tutti qui praticamente, tutti o quasi tutto il gruppo Roma Crew per commentare questa partita. Oh, Messi, Iniesta, entra ancora Messi, oh, c'è il gol del Barcellona. Autogol, raga. Autogol. Autogol. De Rossi. Ah, raga, quanto gli dice male stanno a De Rossi però, porco due. Cornavole. Buono il triangolo. Palla che viene messa in mezzo. Tutti ti prende il palo e poi un altro autogol. Mano lassa, autogol. C'è fuori gioco, non mi dici, no. Che cazzo di culo, però posso dire che cazzo di culo. Se l'era magnato, raga. Vi prego, ditemi che nell'altro autogol a sto punto. Sì, 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 mano lassa. Mano lassa. Messi, Messi, Messi d'esterno. E cala Suarez. Suarez, Suarez. Alisson e Piquet. La blocca. Ragazzi, no, sembra una partita scriptata a FIFA. Cioè, raga, sembra il momentum questo, cioè io... Raga, io la vedo brutta perché manca tanto. Occhio intanto a Perotti che insiste, va dentro, oh, oltre, basta, Dzeko! Che la rimette in mezzo, no, oh, abbiamo messa noi, ma io ti, cioè siamo riusciti a fare tre gol, ce li siamo fatti da soli, due ce li siamo fatti da soli, più non abbiamo messo un assist. Martedì 10 aprile 2018, Forza Roma, voglio esordire subito così nella serata di Champions. Diciamo che di speranza ce n'è tanta, ma di possibilità ce ne sono veramente poche. De Rossi, attenzione, palla per Edin Dzeko, che sta a pallare! Edin Dzeko! Siamo buoni! Attenzione, buono, giallo per Edin Dzeko. Vai Edin, prova a tenere in area di rigore. Vai Edin Dzeko, Dzeko, rigore! 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 Calcio di rigore! Rigore! Che cazzo, merda! Calcio di rigore! Calcio di rigore! Brutto! Oh, lui lo voleva da! Che cazzo, lui lo voleva da! Lui lo voleva da! Poi fa fallo rosso comunque. Schia l'arbitro in corsa, parte Daniele De Rossi. Poi è cucchiaio. Parte De Rossi, Daniele! Parte Gentile. Eccolo, ecco, l'ho visto. Go. Ecco il suo sinistro. Eccolo! Siamo qui per commentare Liverpool-Roma. Partiti, ragazzi. Si comincia, mamma mia. Dai, Roma, dai. Guarda che è cominciata in quinta con il primo squillo della Roma. Sinistro di Strootman, risposta di Karius. E poi Liverpool che riparte. Calcio di punizione. Ma come fa? Attenzione. Insiste ancora il Liverpool. Sempre a destra Salah. In aria Salah. Sul sinistro. Gol del Liverpool. Ha segnato Salah. Che non esulta. Non esulta. Poi Salah aggancia. Attenzione al Liverpool che addirittura può ripartire incontro. Piede, ragazzi. Incredibile. Corre ancora l'inserimento di Salah. Salah pallonetto. E 2-0. Abbiamo preso un gol incredibile.
doppietta di Salah, ma è clamoroso. Che lancia ancora la posizione regolare di Salah in area di rigore. Sempre Salah solo. Dentro, 3-0 per il Liverpool. Ha segnato Mané e adesso è notte fonda per la Roma. Ma come fai a lasciarlo sempre solo? Ma come fai? È incredibile questa... Un'indicazione dovevamo avere, un'indicazione, una, ogni volta arriva il pallone verso Salah, spazza. Tieni a uomo Salah e ogni volta gli arriva il pallone spazza. Stiamo facendo il gioco che volevano. Mi impiccio pure, ne la faccio più. Hai reso l'idea comunque. Ho reso l'idea che sì, loro sono contenti, stanno a nozze. Questo sì, questo era fuori gioco di Salah. È anche vero che l'atteggiamento della Roma non ha particolarmente aiutato, perché poi devi sopperire agli errori arbitrali, che comunque ci sono, se vogliamo, se volessimo sottolinearli. Nell'occasione del primo gol c'è un fallo a centrocampo, qui c'è un fuorigioco e adesso sei sotto 3-0. Però poi la Roma non ha fatto nulla. Il problema è quello. E Salah è sempre da solo. Salah è sempre da solo. Sempre Salah va sul fondo, Salah la mette, no. Salah è sempre da solo. Mi rifiuto. Siamo a quasi 20 minuti dal termine. Parte con il destro Milner, colpo di testa, 5-0. E la Roma è fuori dalla Champions League. Finisce qui al 68esimo, alle 22:10 del 24 aprile la Roma esce dalla Champions League, perché non vi nego che sul 4-0 segnandone uno, vabbè, siamo fuori, c'era. Ma almeno fateci vedere le palle, alzate la testa, non è possibile. Tata, attenzione, può calciare, rete, 5-1, il pallone a spiare, può calciare, mano, Libortacci, rigore, è calcio di rigore, è calcio di rigore, buoni, calcia il tiro, rete, non possiamo pensare di perdere e uscire con le ossa rotte da Anfield Road, e quindi ho intenzione di crederci fino alla fine. Mercoledì 2 maggio 2018, siamo qui per commentare la partita di Champions, la semifinale di ritorno tra Roma e Liverpool. Forza Roma, lo dico subito, un po' per la scaramanzia, un po' per caricare la squadra in vista di quella che deve essere la terza, credo, impresa di questa Champions League da parte della Roma, perché la prima, lo sappiamo, è stata arrivare prima nel girone di Champions, la seconda è stata quella con il Barcellona, e qui siamo chiamati appunto a fare il terzo miracolo, la terza impresa, chiamatela come volete. È vero, è difficile ripetersi, però è anche vero che il detto dice che non c'è due senza tre. Torna indietro da Nainggolan, che cerca un compagno libero, ma fa buona copertura il Liverpool. Attenzione, no, perché qui c'è una palla bruttissima di Nainggolan. Ma perché? Perché? Manco la scuola calcio questo. Non ci prendiamo il gol. Abbiamo preso gol. E prendiamo il gol. Idiota sei. Comunque torniamo avanti con Florenzi da destra, pensa al cross, lo fa partire altissimo verso il Sharawi, che la rimette dentro, deviazione! Mezzo, Milner! Autorete di Milner! Che culo, ragazzi! Fermi tutti, è giusto così! Occhio a Milner dalla bandierina, mamma mia, pallone che rimane lì, si impenna, lo rincorre, va bene, Aldum! Fuori gioco, vediamo! Non credo. Non posso andare voi, fuori gioco di che? Sì, che parti tu, perché sennò del Liver. Cioè, due assist nostri. Cioè, no, è incredibile questa cosa. Due assist nostri. Intanto palla dentro verso Dzeko. Bella, esce Karius, salta e rigore! Rigore! Buoni, ha dato fuori gioco. Fuori gioco. Dove? Non c'è! Brutta merda, chi è sto cane? Non c'ho io. E non mi dite che sta attaccando, è staccato tutto, non sento più un cazzo, non fa niente. Non mi dite che sta attaccando a ste cose, perché ste cose la cambiano una partita. No, buono. Facile, però attenzione al Sharawi. Vai solo, vai solo, andate a destra. In aria, il Sharawi destro, a giro, l'ha presa Karius. Dzeko! Sì! 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 Sì!
Paulino! Sempre dato quel rigore! Stavo tra due! È merda! Chi è sto fiato della mignotta che arbitra? Chi è? Come si chiama? Gli vado a dire una messa contro! Mettete viata verso Giacomo e la spizza! Scicca lì! Un danno! Mano! Dimmi che è mano! Dimmi che è qualcosa! Non è un cazzo! Calcio d'angolo! Oh, raga, mamma mia, ma quanto però ci dice male? Però stiamo a giocarmi. Dai, 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 dai. Ma quanto cazzo ci dice male, però, porco. Ho perso 5 rimpalli. Guarda che roba, oh. Mamma mano, mia. È mano questo. È no, testa, penso vediamo, vediamo. Se è mano, ragazzi. È mano. È mano! È no! Cazzo! È no! Non è possibile! Ladri di merda! È mano. Io, ragazzi, non ci posso. Ma basta! No, già stanno proprio a rapinare. Ma basta! Ma entrava! C'è ma non va bene così. Poi potranno meritare. Ma è uno schifo sto sport da soli. Potranno romperci il culo all'andata come vuoi fare a voi, no. Ma se ci sono due rigori tu ci dai due rigori. Ce stanno a rapinare proprio. Punto adesso. E basta. Non si può così, oh. Perché ne ha tirato? Stoppala, tira. Bravo. Go! 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 Vaffanculo. Al volo, sul al volo. Oh, mano, 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 rigore. Cioè la Roma adesso, la Roma adesso può vincere 4-2 e allora io mi incazzo. Allora io mi incazzo perché questo è meno rigore. Questo è meno rigore degli altri due. Ma non è rigore. Raja, butta fuori sto pallone. Gol 4-2. Via sta cazzo di pallone. C'è finita, raga. Che... No, vabbè, raga, è una presa no, credo che dia almeno un minuto in più. Spero, perché hanno fatto il cambio, ecco. Rigore. Dai, raga, io sono orgoglioso, su. Sì, quello sì, però. Cioè, non si può così. Non cioè, si ci siamo abbiamo fatto l'impresa. Per me abbiamo fatto l'impresa. Bravi, ragazzi. Sì, assolutamente un applauso alla Roma. Grazie Roma, comunque. Grazie Roma. E non passa, secondo me non passa la squadra più forte. Dimmi cos'è che ci fa sentire amici anche se non ci conosciamo. Dimmi cos'è che ci fa sentire uniti anche se siamo lontani.